E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sì, come potete sentire la voce, sono purtroppo un po' il raffreddore odiosissimo che penso mi farà uscire di testa a breve. Ma al di là di questo, ovviamente vi avevo detto che avrei portato un vlog soprattutto per il ringraziamento di questi 1000 iscritti che abbiamo raggiunto poco fa. Per poco fa non intendo pochi minuti fa, ma intendo pochi giorni fa, più o meno 2-3 giorni fa se non sbaglio. Esattamente il giorno prima di partire per il Games Week. Per me è un traguardo importantissimo perché portando un gioco di nicchia come World of Warcraft, che potenzialmente sì, diciamo, prendendo spunto dal gruppo di Facebook che ormai è arrivato a 10.000 componenti, ha un pool di persone sì grandino, ma molto più piccolo paragonato magari a altri giochi, come se fosse, non so, Call of Duty, Counter Strike o che ne so, anche lo stesso Overwatch. Diciamo che tra i giochi Blizzard, togliendo StarCraft e Heroes of the Storm, è il terz'ultimo in classifica di, penso, giocatori, perché Hearthstone pure ci sono tantissimi tornei, tantissime persone che ci giocano perché è un gioco più semplice, passatemi il termine, non perché sia un gioco semplice, perché è un gioco difficile, però semplice nelle meccaniche, capito? Cioè è un gioco di carte fondamentalmente, però certo ci sono 7 milioni di strategie, non è semplice, diciamo, a essere bravi, però è semplice a capire le meccaniche, al contrario invece magari di un gioco come Warcraft o come StarCraft o come Overwatch, in cui andare a conoscere esattamente bene un personaggio di Overwatch, oppure andare a capire esattamente bene le spell di Warcraft, quando usarle, tutti questi minimi particolari che comunque rendono il gioco molto più vario e molto più difficile. Quindi per me è stato un risultato veramente bellissimo, spero che comunque questa crescita sia continua e andrò ad implementare questa crescita anche cercando di raccogliere persone che giocano Overwatch. Non ho ancora ben chiaro che tipologia di video portare su Overwatch, perché io non essendo né Master né Diamond al momento, anzi faccio un po' cacare sinceramente. Quindi diciamo che porterò più dei video particolari, non per esempio come usare tot eroe oppure come scalare, perché non l'ho fatto quindi non so farlo. Anzi, se avete qualche idea riguardo a qualche video che volete vedere su Overwatch, fatemelo sapere perché io mi informo e lo faccio molto volentieri. Come ho detto, sì, sono stato al Games Week e sono stato riconosciuto da due ragazzi. Uno special modo, non mi ricordo il nome, non voglio dire una cazzata. Proprio mentre stavo andando via praticamente, quindi per me è stata una gioia assurda. È una sensazione stranissima parlare con una persona sconosciuta che però lui conoscete, è bellissimo ma stranissimo. E poi ho avuto anche il piacere di parlare con il vicepresidente della squadra italiana di Overwatch, che mi ha raccontato un po' in breve le vicende del team e come funziona la fiera, quello che fanno, come girano. È stato carino. La fiera in sé non è stata male, però io sono stato anche l'anno scorso e sinceramente l'anno scorso per me è stata meglio. Mi ha dato l'idea di essere molto più grande, l'anno scorso intendo, non quest'anno, anzi poi quest'anno c'era da fare tutto un corridoio infinito a Milano Raw, perché sicuramente essendoci stato da poco il MICAM, che è un'altra fiera calzaturiera gigantesca, Mario non avevano potuto occupare troppi padiglioni e infatti ho avuto un senso, diciamo, di costrizione, perché tutti gli stand erano appiccicati, tutto ammassato, infatti c'erano file ovunque, mucchi di persone dappertutto, lasciamo stare GameStop, che per prendere le cuffie, queste, che sono dell'Asus, come potete vedere qua, che sono fighissime, però ho dovuto fare 40 minuti di fila per entrare a GameStop e mezz'ora di fila alla cassa per prenderle, perché ero indeciso tra queste, le Logitech G933 e le Kraken Pro 7.1, solo che le Kraken Pro 7.1 le avevano anche lì, solo rosa, sinceramente rosa col cazzo che le prendo, e le Logitech G933 lì non c'era, nella fiera non c'era niente di Logitech, niente, ne parlavo anche con un ragazzo dell'Asus. Non c'era nessun prodotto Logitech da nessuna parte. Questa cosa non so come cazzo sia possibile, visto che Logitech è un colosso. Cioè, in confronto Omen, che esiste da molto meno perché è il lato gaming dell'HP, quest'anno c'era uno dei stand più grandi e più belli, tra l'altro, e giocavano solo Overwatch, rilacciandomi al discorso. La Logitech non c'ha, nemmeno l'anno scorso, adesso che ci penso, non c'aveva uno stand, non c'aveva un cazzo. Non so perché Logitech non si attiva per niente sotto quel punto di vista. Cioè, per dire, nemmeno la Razer ce l'aveva. Però in fiera alla GameStop c'era una parte dove c'era la roba Razer. Era una cagatina più piccola, però c'era, nel suo piccolo c'era. Contrario invece alla Logitech che non c'è un cazzo. E l'ho vista su Amazon le G933 e costavano troppo. Al contrario di queste invece, che le Asus Strix 7.1, che sono comodissime, ho letto un po' di recensioni e me le sono, diciamo, per me per adesso parere più che positivo. La batteria dura tantissimo, si sente benissimo, i padiglioni sono grossi, ti isolano tantissimo. E queste in fiera stavano a 100 euro invece di 170 che stava su Amazon.
Quindi, di conseguenza, ho per forza di cose scelto queste, perché nonostante avessi un debole per le Logitech, costavano 153, 157, non mi ricordo, se mai vi metto l'immagine qua. In Fiera è stata data un'importanza a Overwatch veramente molto molto grande. Come ho detto, stavano sullo stand dell'Omen, stavano sullo stand dell'Asus ovviamente, perché c'era il team di Overwatch. C'era il torneo alla PG Arena, che però non l'ho beccato io. Ah, tra l'altro PG Arena figata, perché hanno fatto tipo proprio un'arena, proprio esagonale se non sbaglio, non mi ricordo quanti lati c'aveva. In cui c'era al centro proprio tutte le postazioni da gaming, sopra tutti i monitor. Entravano le fazioni, nel senso le nazioni, perché era internazionale, venivano proprio persone anche da fuori con le bandiere, insomma hanno voluto proprio fare come se fosse uno sport, l'e-sport, cioè gli hanno dato, diciamo, molto più importante rispetto all'anno scorso. L'anno scorso non c'erano tornei proprio, diciamo, un'area dove c'erano solo tornei, invece stanno voluto fare questa BG Arena che l'hanno utilizzata proprio per migliorare questo fatto. E quindi sono stato molto contento di questo fatto, perché è giusto che sia importanza allo sport competitivo sotto questo punto di vista, perché all'estero le persone hanno i contratti, vengono pagate non poco, come se fossero dei giocatori che vanno da squadra a squadra e hanno dei contratti stagionali. Riguardante Overwatch, come vi ho detto anche nel video scorso di Warcraft, che l'ho accennato per chi l'avesse sentito, ho detto che la comunità di Overwatch è molto più criticona, ma perché essendo semplicemente più grande ci sono molte persone che si credono magari super forti, e magari lo sono anche, però sinceramente è come se io andassi a rompere il cazzo, non perché io sono super forte a World of Warcraft, però c'ho una certa esperienza, è come se io andassi a rompere il cazzo a uno che sta a livello 20 e non sa la roba, lo dico, che cazzo metti video? Mettiamo ipoteticamente che quel tizio che ha iniziato da 3 giorni a giocare a World of Warcraft e decide di iniziare a fare un canale Warcraft e di portarci video, io dico, ma che cazzo fai, sei un imbecille, semplicemente per il fatto che lui non sa le cose, ma non è perché è stupido, perché semplicemente è nuovo del gioco. Io non sono nuovo del gioco di Overwatch, però non sono skillato. Però se io decido di portarci qualche gameplay normale, magari puntando principalmente sulla simpatia e non perché voglio farmi apprezzare per la bravura, perché non posso farmi apprezzare la bravura se non sono, non so, master, capito? O almeno Diamond. E in questi giorni sto provando a rankare, però ahimè ho fatto 2-3 mesi fa ho fatto le classificazioni a cazzo, e quindi mi ha classificato basso e mi trovo sempre con persone che... Non do la colpa agli altri, per carità, io faccio tantissimi errori, ok, però inevitabilmente è un gioco di squadra. Se 2-3 membri della squadra sono fortemente scarsi, è automatico che gli altri 2-3, o almeno che o tu sei spaventosamente bravo e la porti avanti da solo, oppure sì, se sei forti sali, ma fino a un certo punto. Ultima cosa, poi vi lascio, è che mi piacerebbe sapere se vi sta piacendo la serie di World of Warcraft, perché così mi regolo se continuarla o no. Vedo che comunque le visualizzazioni ci sono e sono molto contento di questa cosa. L'unico problema è che vi preannuncio che arrivare a 110 è veramente dura e lunga la strada. Io mi ricordo col DK quando iniziamo ad arrivare al 90, 80 anche, cioè i livelli iniziavano a essere veramente lunghi, dopo lì, cioè a spenderci tanto tempo che non so se avrò. Però adesso intanto tiriamo avanti, stiamo a livello 20, c'è ancora tempo. Ditemi poi se volete magari altri vlog tipo questo, oppure che mi fate delle domande e vi rispondo, di qualsiasi genere, non c'è problema. O se avete altre idee per altre serie di World of Warcraft, scrivetemi anche sulla pagina di Facebook oppure sotto questo video, non c'è problema, io leggo tutto, rispondo a tutti. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.